Buonasera a tutti ragazzi, stasera stiamo sul campionato MMRT Lunadix 28, si chiama proprio così il campionato perché i ragazzi del team, che ringrazio, l'hanno creato su misura per le mie esigenze, che soprattutto sono quelle di sostanzialmente non avere tantissimo tempo, quindi è un po' più avanti con l'orario. C'ha una sessione di prove libere per permettermi di girare un pochettino con la macchina e conoscerla e adattarmi un po' alla pista. Fortunatamente stasera si corre a Red Bull Ring, che è una delle mie piste preferite, ma in realtà le piste le ho scelte io, perciò speriamo di fare una buona gara. L'altra volta, per chi non l'avesse visto sul canale YouTube, gara 1 ero ottavo e sono rimasto senza benzina all'ultimo giro, a 3 curve dalla fine. Gara 2 sono arrivato decimo, per tutta una serie di sfortune avrei potuto fare molto molto meglio. E che cazzo però, perché non mi ha fatto finire il giro? Adesso spacco la faccia al direttore di gara. No, però in teoria io sono passato sul traguardo prima che la bandiera a scacchi fosse finita, quindi lui mi avrebbe dovuto far finire il giro. Vabbè, concentriamoci adesso, 8 secondi per iniziare la gara. Ora in partenza qui io non mi ricordo assolutamente come si faceva. Pare che dovevo mettere il freno, butto la marcia e parto così, spero. Oh mamma, mi ha fatto un tagliaccio di strada. Scusate, scusate. Scivolato da morì. Facciamo davanti culotta, dietro barriera. Dietro barriera si fa pericoloso. Vuole passare per forza all'esterno. Lasciamo spazio perché non c'ha senso che si abbattaglia adesso. C'ho dovrebbe a destra, purtroppo non c'ho frecce di prossimità. Macchina se ne va da tutte le parti. Per il momento non è proprio una gara indimenticabile. Dovremmo essere usciti un po' più forte. Casino. Bravo Busin. Era uscito, non si è ributtato dentro perché pensava che c'ero io. Molto molto corretto. Errore mio, Busin giustamente passa, qualcuno però si è girato, quindi per il momento non perdiamo posizioni. Qui siamo usciti forte. De cattiveria su Busin, che però sta lì a destra, quindi uso cazzi. Eccolo, eccolo, mamma mia, mamma mia. Sta un miracolo e un miracolo. Eccolo Busine che purtroppo la perde.
E mo si è ingiallita pure anteriore destra. Ma stanno al 70%, ragazzi. Le posteriori stanno ancora all'87%, ma le anteriori sono belle che andate. Ma inizio a guidare per coprire quello dietro e faccio più casino che altro. Non tiene più, ragazzi. Purtroppo non c'avevo modo di difendere. Prova all'interno. È stata una bottarella, grazie. Molto corretto. Vedete, il bello di correre in un team e con gente che è corretta è questo, che a prescindere da come vanno le gare tu non te incazzi mai, a parte quando ti finisce la benzina. Ho cercato di lasciare spazio, in realtà lui non c'ha senso che forza, perché mi passerà comunque, non c'ha proprio possibilità di difendermi. Ed ecco quello che succede, l'inevitabile, giustamente. Cerchiamo di... Sì, molto corretti. Cerchiamo di sfruttare la scia. Non ho proprio possibilità di recuperare, raga. E anzi, per fortuna che è quasi finita, perché sennò mi ripiava pure quello dietro. Ho distrutto le gomme in una maniera indecente rispetto a loro. Questo rettilineo è molto lungo, per fortuna quelli stanno lontano. Oddio mio, distrutto ragazzi, però è stata comunque una bella gara. Purtroppo nella gestione delle gomme sono veramente una sega, perché sono arrivato con le gomme distrutte. C'avevo benzina rimanente per ancora 10 litri e mezzo, quindi in realtà posso caricare un po' meno di benzina. Bravo Luna, sono orgoglione di te. Bravissimi, tutti molto bravi, super corretti. Giocare così è veramente una soddisfazione, pure se arrivi ultimo. Ma non è un caso, cioè non è un caso che io sono entrato in questo team. Sono tutte persone veramente a posto. E speriamo soprattutto che riesco a gestire meglio le ruote, perché in gara 1 ho fatto veramente cagare come ho gestito le ruote. Ovviamente sono arrivato nono, se fossi arrivato ottavo partivo primo, sono arrivato nono, giustamente come al solito, la mia fortuna. Qui freniamo un po' prima. Sta succedendo qualcosa? Oddio, mamma mia. Il problema di gara 2 è che ci sono tutti questi
sti velocissimi che mo sono ultimi e vogliono ritornare davanti. Sorpasso all'esterno su Busin, questo io lo racconto tutta la settimana, difatti non mi è riuscito. Però stavolta dovrei averlo passato. Sorpasso su Onike. Si va alla ricerca del mio compagno di squadra Michele Molteni, che ovviamente non prenderò mai perché è un missile, magari. Mamma mia, quello dietro ho visto che ha cercato di passarmi attraverso, meno male che ho dovuto girare. No. Porca zozza. M'ero riavvicinato, mannaggia. Vabbè. Cerchiamo di incrociare la linea. Porca puttana, è partita di culo, se no avevo fatto bene. Non penso che gli stiamo avanti, non so dove sta, aiuto, help, sos, maledetto gioco. Scusa, non te voglio venire addosso. Ma non riesco a tenerla lì. Se stava a fare tutta affiancata. Non mollo. Ma è passato però. Cazzo. Cazzo, quanto hai frenato a ranza. Mannaggia la miseria. Niente, raga. Sto cercando via la scia, ma è impossibile. Ahie. Yeah. Ce lo rio un'altra volta a sinistra. Se facciamo tutti i giri affiancati. Meno male, ha toccata la sabbia, va. Più un attimo di respiro. Oh, guarda chi c'è qui. Non ce la faccio. Niente, sta gara io mi faccio tutta la gara con qualcuno a fianco.
No, porca puttana. Non so manco io come ho ripresa, raga. C'ho un dolore alla caviglia del freno clamoroso. Devo girare ancora per 2 giri. Giro finale, fortunatamente Arranz va a attaccare Busin. Questo potrebbe darmi forse un po' di respiro, spero. Grande, grande, bella gara, mi sono veramente divertito, tutti bellissimi duelli, tutti molto molto corretti, bravi. Vi invito a seguirmi su Instagram, dove pubblicherò nelle storie tutte le informazioni per la serata, e di seguirmi su YouTube, dove poi pubblico tutti i video, tra parentesi pubblicherò sicuramente anche gli highlights di questa serata. Grazie a tutti ragazzi, sono stato veramente bene.